Vincere per non perdere il gusto dei tre punti, vincere per conquistare il terzo successo di fila, vincere per approdare sempre più in alto. Il Gela ha tutti i mezzi per ottenere quello che vuole, nonostante le assenze forzate, Moie e Bonanno squalificati, Gallon infortunato. I biancazzurri domani al Presti alle 14.30 riceveranno la visita del Palazzolo, un altro derby dopo quello di domenica scorsa al Provinciale di Trapani. Ecco il Pacheco, sappiamo tutti com'è finita. Adesso bisogna continuare, non sono permesse distrazioni. Ora ci sono due gare in casa, Palazzolo e poi la Vibonese, altri 6 punti? Speriamo che siano 6 punti, sappiamo che sono 2 partite difficili, anche la terza col Portici, ma noi dobbiamo pensare domenica dopo domenica, pensiamo a questa di Palazzolo che è sicuramente una gara complicata, però abbiamo il diritto e dovere di cercare di fare punti importanti. Però finora il Gela in casa non ha mai fallito un colpo. Speriamo di continuare, noi siamo concentrati, abbiamo lavorato bene questa settimana, abbiamo delle difficoltà perché abbiamo delle difficoltà tra squalifiche e qualche elemento che non sta meglio nella condizione, però chi scenderà in campo sicuramente darà il massimo per contribuire a portare punti importanti. Ma cos'è accaduto a Trapani in quella mega rissa che ha coinvolto anche lei? No, ma io, a parte che durante un'azione di un fallo su Alma si sono scaraventati tutti sopra ad Alma e Moi ha cercato di un po' di dividere quella confusione che si è creata intorno ad Alma, e poi si è scaturita una ressa così, ma non è stata proprio una vera e propria ressa. Io mi sono messo in mezzo per cercare di sedare gli animi e invece l'arbitro mi ha detto che era uscito fuori dall'area tecnica e doveva essere allontanato, ma per fortuna poi ha capito che l'arbitro, che io ero messo lì solamente per portare la calma ai giocatori, tant'è vero che non sono stato squalificato e sono stato solamente ammonito con diffida. Per la gara di domani la tribuna sarà aperta ai tifosi locali, chiusa invece la curva Angelo Boscaglia. La vicenda riguarda gli insulti razziali e l'indirizzo del portiere della Nocerina, Gomis. Che noi abbiamo degli elementi in organico che possono dare un contributo alla causa. Abbiamo una rosa ampia, un buon organico e, come ho detto prima, chi sostituirà quelli che in questo momento saranno assenti per domenica sicuramente non li faranno rimpiangere come impegno e come attaccamento alla maglia. La partita di domani sarà arbitrata da Antonio Acampora di Ercolano. La vetta è vicina. Siamo là e dobbiamo continuare a stare là. Il nostro obiettivo, come avevo detto sempre dall'inizio stagione, è quello di stare dentro i playoff e migliorare la classifica dell'anno scorso. Però più vicino siamo in alto alla primissima posizione, meglio è. Poi arriverà il mercato di dicembre e valutiamo tantissime cose.